Allora, la mia prima domanda è per Claudia. Il film prende ispirazione dalla vicenda di Franca Viola, cambiando però i nomi dei personaggi. Penso per farci capire che Lia rappresenti un po' tutte le donne che hanno avuto a che fare con queste dinamiche, che hanno avuto il coraggio di dire di no, sia ieri e sia oggi. Quanto è importante per te raccontare queste storie, soprattutto con la consapevolezza che abbiamo al giorno d'oggi? Allora, intanto io ho lavorato su Respiro molto più ampio, appunto raccontando varie rivoluzioni fatte da donne. L'importanza, cioè, è super contemporanea perché quando lavori su un personaggio ti rendi conto che vai a lavorare su delle cose moderne, cioè sul tuo essere donna nel 2023, allora vuol dire che c'è ancora moltissimo lavoro da fare. E non so. Tu hai visto il film? Hai Sì, provato rabbia? Ecco, molta, molta. perché questa consapevolezza invece di provare rabbia è anche il sapere che qualche passo avanti comunque è stato fatto, perché quello che allora veniva non suscitava rabbia, ma era normalità. Esatto. Adesso che questa cosa sia cambiata è una grande cosa, ma ancora dobbiamo fare tanti passi avanti, perché se riusciamo a far commuovere e a far empatizzare così tanto una platea giovane o comunque, cioè, nel senso, non so come dire, quando ti arrivano dal pubblico, è successo il BFI, è successo a Barcellona, è successo a Roma, da Alice nella città, vedi delle persone, degli occhi che ti si piantano dentro i tuoi e ti dicono: anche io mi sono sentito così, anche io mi sono sentita così. E quindi capisci che diventa urgente raccontare ancora una storia del genere per rendersi conto che le rivoluzioni si possono fare ascoltando prima di tutto se stessi e facendole, non pensando alla massa, ma pensando soltanto di fare qualcosa solo ed esclusivamente per la propria strada. Lorenzo è un personaggio negativo perché alla fine lui non evolve, resta attaccato a un'ideologia per cui la donna rappresenta una sorta di trofeo da conquistare con la violenza, con la forza. E come stavamo dicendo anche adesso, le cose stanno evolvendo, sono cambiate, non sono cambiate abbastanza. Volevo domandare a te, come hai vissuto sulla tua pelle questo personaggio? E secondo te, se grazie alle nuove generazioni stiamo superando un po' questi stereotipi di tossicità? Allora, intanto devo dire che rispetto a quello che dicevi tu prima su Lorenzo, cioè dice un personaggio negativo perché non cambia, secondo me la cosa interessante del modo in cui con Marta abbiamo raccontato questo personaggio è che lascia un piccolo spiraglio di speranza alla fine, cioè malgrado sia scritto come un personaggio che non cambia. Credo che suo malgrado, nel suo ultimo primo piano, quando poi Lia si apre finalmente al mondo, sentirla parlare è come se, cioè almeno io dal mio punto di vista, ho sentito come se Lorenzo dentro di sé potesse aver capito qualcosa. Forse non lo ammetterà mai, forse non lo ammetterà mai neanche a se stesso, però dentro di sé c'è una piccola zona che è cambiata dopo quell'esperienza. Io credo che in questo senso sia stato, cioè anche il racconto della speranza ha una responsabilità importante, credo, nel mondo dell'arte ed è una questione che i registi, credo, anche gli attori, chi racconta una storia spesso si pone, cioè questo finale, alla fine di questa storia, ha una speranza o meno? Io credo che in questo film ci fosse una speranza per tutti, anche un po' per i giovani Lorenzo che popolano questa terra, anche a costo di esperienze toste, drammatiche, perché insomma poi ha pagato con la giustizia le sue azioni rispetto sia alla storia reale che della finzione, come era giusto. Però ecco, la possibilità che ci sia un cambiamento per me
era necessaria in questa storia, cioè questa piccola speranza era necessaria. Perché? Perché è importante sperare che le nuove generazioni vivano un po' questa esperienza e dare alle nuove generazioni questa possibilità, perché se non gliela diamo noi, non, come dire, è terribile. Concordo pienamente su tutto. E per entrambi, come abbiamo detto, questa storia è un modo per ripercorrere un importante capitolo dell'emancipazione femminile nel nostro paese, che ha dovuto fare i conti con delle leggi ingiuste e che legittimavano certi comportamenti. Voi per caso avete avuto la possibilità di fare delle ricerche guardandovi indietro, parlando con delle persone che vi hanno raccontato qualcosa di quegli anni? Non so, volevo chiedervi se c'è qualcosa che vi ha colpito in particolare nel dover raccontare questa vicenda, che fa riferimento a un periodo storico ben preciso, ma che, come dicevamo prima con Claudia, comunque è estremamente attuale. No, non lo so, non so rispondere bene a questa domanda. Cioè, ti rispondo come un flusso di coscienza, come se fossi in analisi. La prima cosa che mi è venuta in mente quando ho detto questa cosa è che una volta ho sentito un racconto, cioè, per me è molto difficile, per persone come noi, cioè intendo come me, come Claudia, malgrado credo che entrambi abbiamo la fortuna di venire da un background popolare. Lei viene da una piccola città, io da un quartiere di periferia di Palermo. Insomma, sappiamo che il mondo non è tutto come nei film o nelle fiction o insomma nei racconti mediatici, ma c'è una realtà ben diversa. E questo lo dico perché era importante. Nel momento in cui ci approcciavamo a questi personaggi, capire che tipo di background avessero, cioè non erano dei ragazzi di oggi sicuramente e non avevano i mezzi socio-culturali che abbiamo noi, ma intendo come io e Claudia, perché anche oggi c'è un oceano di giovanissimi che non sono messi in delle condizioni socio-culturali per poter essere emancipati, sia uomini che donne. A me è venuto in mente un racconto che mi faceva la nonna di una mia amica, che non era neanche troppo vecchia, che si era sposata, credo, intorno agli anni 40, agli anni 50, molto giovane, credo che avesse 17 anni, o giù lì, e ci raccontava che durante la sua prima notte di nozze lei non aveva idea di cosa. Di come si facessero i figli. Cioè lei non sapeva che l'uomo e la donna avessero dei rapporti sessuali e come funzionasse un rapporto sessuale e non aveva neanche minimamente idea che dal rapporto sessuale nascessero i figli. Quindi quando poi lei ci ha raccontato di essere rimasta incinta, lei non aveva collegato le due cose. E vi assicuro che una persona che è molto brillante, adesso è una vecchietta di un'ottantina d'anni, non so, estremamente brillante, molto intelligente, così via. Quindi, come dire, mi è venuto in mente questo racconto perché era importante capire nella Sicilia di quegli anni lì che potessero esserci delle persone con dei mezzi mo socioculturali molto limitati rispetto a quello che noi possiamo anche lontanamente immaginare oggi. Allora, io non sono andata molto, molto lontano nel tempo, come ti dicevo prima, ho cercato di trovare delle cose dentro di me, però sicuramente la situazione culturale, il luogo da dove arrivi, quello che vedi tutti i giorni con i tuoi occhi, tutte le mattine che ti svegli, fa tanto nei comportamenti. Però ancora adesso mi capita di sentire dire che se un uomo tradisce una donna, che è la moglie, perché la moglie non l'ha soddisfatto sessualmente, ed allora è normale che cerchi quell'appagamento fuori dalla coppia. Siamo nel 2023. Sì. Che se la domanda che viene fatta al processo lì ha almeno provato un po' di piacere, è una domanda che ancora oggi so che Sì, viene fatta. mi ha molto toccato quel Sì, momento. infatti oggi chiedevano alla conferenza stampa com'è che non c'è nessun momento di linciaggio da parte delle persone nei confronti di Ria. E Marta diceva, ricordo che anche in sede insomma, di prove, di lettura,
e diceva questa frase, ed effettivamente questa frase arriva come un macigno, perché le persone gli chiedevano oggi, ma una persona durante l'intervista, Maria è titubante durante il processo perché ha paura e non vuole testimoniare, ma non è che lei non vuole testimoniare, è che a lei sembra assurdo doversi giustificare su una cosa del genere. E quante volte a noi sembra assurdo, anche nel 2023, doversi giustificare se anche al lavoro, per dirti, non c'è parità, non... Vuol dire che penso che qualsiasi donna sappia come si sia sentita Lia. E sì, forse... Concordo con te pienamente. Cioè, queste non sono cose... Secondo me approcciarsi a questi personaggi e andare indietro nel tempo non è stato il lavoro che io ho fatto. Sicuramente il contesto storico veniva fatto da tante cose, però quando lavori su un set così, come è stato il nostro, con una fiducia totale, dove sai che vogliono te perché sei tu che puoi dare quel colore lì, e stabiliti quei due colori, poi puoi lavorare all'interno di quella scena creando milioni di sfumature, l'unica cosa che ti chiedi è qui e ora che cosa succede, che cosa sento, non che cosa avrebbe fatto mia nonna 60 anni fa. Certo. Questo mi avrebbe fatto allontanare dal provare, perché come se avessi detto metto distanza, perché non è una cosa, già raccontare questa cosa negli anni 60... Sì, è stato importante farlo, ma noi non abbiamo fatto questo ragionamento, perché almeno non io, sicuramente non Dario, perché abbiamo lavorato tutti con la stessa sensibilità, era tutto qui e ora. Certo, non c'avevo lo smartphone, grazie a Dio, eravamo forse più sani allora, potevamo essere più sani, mangiava le patate come se fosse un panino del McDonald's, però ognuno nel proprio contesto ha queste cose, quindi... È veramente una storia moderna, perché il matrimonio riparatore è stato abolito, ma nel 1981, che è l'altro ieri. Cioè, ancora adesso ci sono degli articoli che ho scritto, Madonna puttana. Cioè, siamo tutti incastrati. Quello che penso voglia fare questo film è permettere alle persone un lasso di tempo che è un'ora e mezzo di riflessione, dove forse puoi fare un pensiero diverso, uscire e dire una frase diversa. Grazie.